tutti, benvenuti in un nuovo video insieme a Simo, ospite speciale per questa puntata di Il mio ragazzo indovina i prodotti make-up. Puntata 1, sì, di 1, ci sarà solo una puntata, però è una serie film. Non vuoi già più farlo? Vabbè, vediamo, se va bene potremmo fare una serie. Io sono molto curiosa perché Simo secondo me è bravissimo a indovinare i prodotti, perché spesso capita che io gli dica: oh, ho comprato questo a tot. Mi faccio gli affari della frase. Sì, è sempre molto curioso, quindi sa tutto. Ho scelto un bel po' di prodotti che ho messo qua dentro. Il primo è un cestino di vini. Esatto, quanto? 1,50€ dai cinesi. 5 euro su Wish, mi sembra. Vabbè, cinesi erano. C'eri quasi. Io ho già qua i fogli con i prezzi scritti. Non farmi vedere. No. Hai visto qualcosa? No, però c'era la scritta. Ai ai ai. Allora, mi metto un po' più così. Almeno mettiti la tavoletta dietro, perché qua... Ah, sì. Noi per tavoletta intendiamo un cartoncino di un pacco di Amazon ritagliato. Una cosa molto che professionale. Che usiamo per non far passare il pennarello da una parte all'altra. I prezzi che ho scelto sono tutti prezzi da Sephora.it. Quindi diciamo il sito è quello, tranne alcune cose, ma più o meno in generale il sito di riferimento è Sephora.it. E che margine ho di errore? Un euro. Puoi sbagliare più o meno di un euro. Un euro, che è già tantissimo. 1,50€. No, un euro. No. Inizierei da una palette. La Norvina volume 2 di Anastasia Beverly Hills. Palette con un sacco di ombretti, come vedete, tantissimi. E anche la quantità di ombretto è molto elevata. Sembra una televendita. Ah, sì. Tutto questo a 2 euro. Costa solo. Allora, se vuoi toccarla, capire se è un prodotto... Sì, è beh, è importante. Toccalo in alto, così ti vedono. Oh, oh mamma mia. Sono caduti i fogli delle risposte. L'importante è che non cada la palette. No, la palette c'è ancora. Secondo me, questa palette di Anastasia Beverly Hills, sì, che tra l'altro è una marca molto famosa, e anche sua figlia adesso ha fatto una e questa linea. È sua figlia o no? Sì. Sì. Come questa va? È la figlia. È la perché Norvina è il nome della figlia. Non lo so. Non mi... non devo indovinare. Hai ragione. Sì, siamo passati a indovina le figlie delle make-up artist. Sì. Ecco, me l'ha detto l'altro giorno la Fra. Sì, è vero. E l'ho ascoltata. Bravo, non lo sapevo, cioè non me l'aspettavo. Veramente. Questa palette, secondo me, potrebbe costare Allora, mi verrebbe da dire tipo 70 euro, però secondo me meno. 54,99€. Devi scrivere. Ah sì, non devo devi scriverlo, dirmelo. Giusto. Così devi essere sicuro. Ok, Simo ha scritto 54,99€. Ti devo dare una brutta notizia. Avevi indovinato. La palette. No, era 70 euro. Pensa a te. Cazzo! C'eri quasi, Ma non mi sapeva di 70 euro, però ho detto boh, magari è troppo. Niente, quasi. Peccato. Dovevo dire 70, ci avevo preso preciso, spaccato. Sì. Ma quindi hanno i prezzi tondi, non hanno io. Ma no, in realtà io credo di averlo pagato 69 o 68, però nel sito di Sephora.it oggi. Che giorno è oggi? Il 13. Oggi 11 giugno costa 70,00€. Vabbè, andate a prenderla se volete il prezzo. Passiamo a un altro prodottino che ho qua. Tu non guardare troppo. È un prodotto per... Guarda che curiosone, dai, guarda subito. Per le sopracciglia. Questo ti piace? 18,99. Questi, quelli per le sopracciglia sono sempre... Ah no, però questo è... è di cosa, è di Benefit. Questa è la penna tipo quelle che avevamo da bambini, che cambi... Come si definisce? Sì, cambi mina. Cambi mina, qui cos'è? Cambi, cos'è questo? Un ombretto? No. No, sono proprio, vedi, è tipo una matita per le sopracciglia. Ce ne sono tante, è interessante questo prodotto perché ha tante shade e infatti ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 5 shade diverse. Quindi con una matita hai 5 matite diverse. Però ho detto che andavo con l'istinto, anche se potrebbe costare 25. Cos'hai messo?
18,99. Ti piace il 99? Sono sempre così i prezzi. No. 25. No. 32. 32. No, 35. Quasi 36,50 euro. Questa proprio. Ma perché 18 mi sono confuso con di Benefit, quello, il tuo mascara preferito. Non so se costa 18. Secondo me sì. Ma quale poi mascara preferito? Quello che prendi grosso grosso. Ah. Adesso passerei a un prodotto interessante. Ma se non indovino neanche uno, poi vengo espulso dal gioco. Esatto, non potrei più partecipare a nessun video YouTube e tu sarai molto felice di questo, quindi probabilmente non indovinerai niente. Eccoci qua con un prodotto make-up. Di Chanel. Di Chanel, ed è un blush. Allora. Te lo faccio vedere bene, perché qua, allora, Chanel, blush. Quindi aumentiamo il prezzo. Con lo specchietto, il prodotto e un pennellino. Questa cos'è che serve per farsi le guance? Esatto, è un blush. Quindi non è importantissimo. Ma dipende. Non è fondamentale, diciamo. Senti anche il profumo, che buono. Il profumo potrebbe influire. È vero, il profumo qua aumentiamo già di 10 euro. Minimo. No, guardalo un po', toccalo. Questo qua proprio... Non ne ho assolutamente idea. Un blush, quant'è quello disposto a pagare per colorarsi le guance di rosa? Ma non è solo quello. Hai cambiato strategia. Un tempo 26. Erano tutti 99 centesimi, 26. Adesso invece 26. Ti dirò che quel blush lì è Chanel. Capito, ma non serve a niente. Mamma mia, 45. 45,50 euro. No, questo proprio non avevo assolutamente idea. Pensa che zero. Io immaginavo che i prodotti luxury sarebbero proprio stati più zero, facili. 0,00. Sì, 26 per Chanel è un po' poco, però mi sembrava una cosa poco importante per il make-up. Da lip gloss trasparente. Quello? Di Catrice, fatti fuori. Catrice non lo conosco. Tra l'altro è hot chili, tu questo lo dovresti provare perché è super piccante. Dovrei provarlo. Sì. A parte il profumo, senti il profumo. È di caramella. Mi piace un sacco questo prodotto, cioè lo sto usando un sacco e io ho sempre avuto problemi con i lip gloss trasparenti perché ogni volta mi sentivo le labbra appiccicate. Questo invece non lo fa e in più, non so, vedo le mie labbra più belle, più rimpolpate. Dai, questo... Sicuro, oggi sicurissimo. Questo 10 euro. 10 euro. No, 4,59 euro. Sto sbagliando tutto, non mi piace questo, questo video. Sì, vabbè, ma non c'è modo di saperli. Come fare? Poi un euro, allora, cambiamo le regole. Un euro è troppo poco. Vabbè, dai, ok, visto che sei troppo scarso. Come facciamo... si fa? Voi sapreste indovinare con un euro di no, hai ragione. Di facciamo... margine di errore su prezzi da 0 a 5 euro. Margine di 5 euro mi sembra veramente troppo. Quindi questo l'hai indovinato. No, perché ho messo 10 tonni. No, è vero, 5 euro è troppo, non puoi vincere. Facciamo 3 euro. 3 euro. Vabbè. Passiamo a... Per ora siamo a 0 su 4. 0 su 4, sì. Ah, le ciglia finte. Questo me l'avevi detto una volta quanto costavano. Ciglia finte è un pack da 3 ciglia finte. Di che cos'è? Di che marca è? È Sosu. Sosu cos'è? È buona? Sì. Poi cosa vuol dire buona? Nel senso anche le cose... un po' più low cost sono buone, quindi dipende da te. Questa una volta me l'aveva detto. Te l'avevo detto, ma anche le ciglia finte. Ma perché ti dico il prezzo delle ciglia finte? Però proprio non me lo ricordo. Proprio zero. Sono 3 paia, non possono costare 10 euro a paio, beh. O no? Cerchiamo di leggere il linguaggio del corpo della fra. Ve le faccio vedere bene. 3 ciglia finte. 15 euro. Ale, il primo! Complimenti! Andiamo! Bravo! Parte la remontata. Però, ma l'hai letto? No. Guarda che non vale. Giuro, non lo guarda è. Che poi lo vedo quando hai detto il video. Ho pensato che 10 euro all'una fosse troppo. Ero riuscito tra 10 euro e 15. Passiamo
Passiamo a un prodotto di Dior, quindi di nuovo Luxury, ed è un rossetto che non riuscivo ad aprire. Rossetto di Dior. Rossetto di Dior. Adesso prova a toccarlo, guarda il profumo. Ma tu quando tocchi un prodotto capisci, certo, quanto è. Può costare. Sì, si vede quando un prodotto è più costoso. Un po' plasticoso. Questo. Poi l'apertura non è facilissima. Non mi sa che è difettoso quello, di solito non è così difficile. Guarda il colore, non so. Il colore è un bel rosso porpora. No. È un rosso arancio metallizzato, sì, certo, quello. E allora, un rossetto di Dior, rosso aranciato metallizzato. Ecco, il metallizzato lì potrebbe dargli qualcosa in più. Io vado 32, si vede? È scritto piccolino. Sì, perché volevo aggiungere un virgola, ma poi ho detto quasi 36,90. No, per 90 centesimi non ci ho preso. Eh sì, è vero. No, scusa, per 1,90 euro. Sì, 1,90. Però questo io lo considero quasi buono. Cioè, per me questo è indovinato. Secondo voi è indovinato questo? Dai, ditemelo qui sotto nei commenti, raga. Dovete decidere voi. Cioè, tanto se andate a comprare una cosa e pensate che costi 32 e poi costa 36,90, non è che non la comprate. Beh, non quindi, è vero. Quindi dipende. Io la darei per buona. Allora, altra palette. Palette di NYX, colorata. Tra l'altro, NYX, questo è il mese... NYX è quello che c'ha la Fiumara? Sì, è quello che c'ha la Fiumara di Genova. È il mese del Pride, quindi... Questa palette ci sta benissimo questo mese di giugno ed è super bello e super colorato. NYX. NYX non è Luxury. Dimmelo tu. Toccalo, guarda un po'. Voi cosa dite? NYX. Questa palette poi è piccolina. Ma sto per fare una cagata, ma scrivo... mettiamoci anche il 90 che prima mi ha fregato. 40,90 euro. Questa palette costa 18,95. Che... tra l'altro è un prezzo stranissimo, 95. Sapevo che però NYX trovato... era un po', però poi ho detto magari la palette con tutti i colori per lo pensavi un pochino più economico di quello che ho scritto io. Sì, l'ho detto che stavo facendo una cagata. Questo è stato proprio un errore di distrazione. Peccato. Male. Passiamo a una crema, l'unico prodotto skincare tra l'altro. Ed è una crema particolare. Ma i funghi? Esatto. Ah, ma l'ho usata. L'ha usata un sacco di volte, infatti secondo me sai anche il prezzo. Però l'avevo detto questo. Vediamo. Oh, sta finendo tra l'altro. Un profumo veramente strano. Non ho mai capito se mi piace o non mi piace. Sì, è molto buono. Però la crema di per sé... quella me l'avevi detto che costava tanto. Il mio dubbio è tra 60 e 90. Però 90 mi sembra troppo. Forse avevamo visto che 90 era la confezione più grossa, invece questa è piccolina. Scrivo 50 millilitri. Non è così piccola? Beh, una confezione normale di una crema. Quindi 90? Non lo so, io dimmelo tu. Potrebbe essere una cosa per spiare. Scrivo 70. Qua mi dai un 10 euro di bonus. No. Dai, prima che ho quasi indovinato. No. 68. Quasi 59,90 euro. Vedi che quei 10 euro di bonus. 60, avevo detto, non so, 60 o 90. Infatti. Poi sei stata... No, questa è una truffa della Fra. Perfetto, non so se 60 o 90, questa è quella piccolina, però, ma non vale, certo, ma non vale fatta. Così, ma scusa, sì, lo faccio, ma sei la presentatrice veramente infame. Presentatrice di che cosa? Del gioco del prezzo del giusto. Rivogliamo Iva Zanini. Questa anche buona, ma tutto buono. Vabbè, questa prima di prima vale un punto. Passiamo a un illuminante di Jeffrey. Illuminante, vabbè, qua fighissimo, anche il packaging, figata. Che poi in realtà come prodotto in sé non mi fa impazzire, infatti non lo uso e ogni volta dico, ma perché l'ho usato? Ha un sacco di brillantini, su di me non mi piace. È quello che avevi messo una volta, che sì, sembravi uscita da... dopo spara brillantini. Si vede che ne ho messo troppo. No, quella è un'altra cosa. No, ti sbagli. Quella era proprio glitter. Questi qua invece, cioè, è un illuminante classico,
Però su di me, che a me piace di più l'effetto bagnato, non mi fa impazzire. Questo qua, che è il Wet Dream. Quindi dimmi tu, guarda, swatch. L'illuminante a naso serve anche lì per le guance. Per questa parte del viso mi piace anche sul naso, qui un po' sul labbro. Jeffree Star, un illuminante. Tocca un po', secondo me devi ma perché toccare tanto di più. Non mi cambia, mi sembrano tutti plasticosi uguali. No, non sono uguali. Lo capisci subito quando il prodotto è un po'. Questo è Luxury? Non mi dice niente, già io mi hai fregato. Guarda, io metto 40, secco. Quanto vuoi di margine di errore? 50 euro. 5 euro? 5 euro. Peccato, 30,90 euro. Ma non vale. 33. Cosa ho detto? 30 euro hai detto, 33. Ah, scusa, 33 euro. Beh, anche questo per 1,10 euro l'ho mancato. Cioè. 33,90. Dura la vita. Sì, ma fa schifo questo gioco, scusa. Dai, ultimo prodotto, come poi l'ultimo? Ti lascio. Già l'ultimo. Sì, ne abbiamo fatti 10. Questo non è facile indovinarlo. Perché? Tranquillo. No, ma sono incazzatissimo. È super competitivo, Steve, stai tranquillo. Di che cos'è? È di Fenty Lore. Ah, Fenty Beauty. Sì. Quindi Rihanna, esatto. Ma sì, le so, queste le basi proprio. Fenty Beauty, va. Un pennello. Pennello, sia per, è un kabuki sia per il viso. Guarda, che mettiamo per il proprio un 15 di frustrazione. 15 euro. Il kabuki di Rihanna ha un prezzo di 19,50 euro, che non si vede. Cazzo, sbaglio, prima mi avevi dato 5 euro. Vabbè, ho preso quei 5 euro di margine, però anche lì 19,50. Basta. Vabbè, sei stato bravo. Io sono dai. Incazzatissimo. Allora, mi ha rovinato la giornata questo video. Pensavo di indovinarne tipo 6. Poi siamo partiti male col che avevo detto 70, ho cambiato. Poi niente. La Flavia ha fregato. Tutto, ti hai capito, sì, tu sì, di tutto, proprio povero. Un'esperienza orrenda. Dai, esagerato. Se volete partecipare a questo gioco, ritirate la candidatura. Fateci sapere qua sotto nei commenti se secondo voi è stato bravo o no, Simo. Voi avreste potuto far di meglio, siate onesti. È vero. Io invece ti ringrazio perché sei stato veramente scarso. Ci vediamo al prossimo appuntamento del Il Mio Ragazzo Indovina i Prezzi. Di che cosa? Ecco, diteci di che cos'altro possiamo farlo. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao belli. Ciao a tutti.